Benvenuti di nuovo qui su MTI. Come potete vedere qui alla mia sinistra c'è di nuovo Emanuele Bergamini, lo avete già visto in qualche altro video, e questa volta non parlerà del Messico ma di suoi viaggi in Sud America. Ciao e grazie per essere ancora qui anche questa volta, Emanuele. Ciao, grazie a te e una buona serata a tutti. E noi adesso partiamo! Adesso entriamo subito nel vivo della discussione. Emanuele, comunque lo avevamo già visto per i due video sul Messico, il primo la sua esperienza di vita direttamente là e il secondo su quelle cose un po' più truci e quindi macabre del Messico. Potete recuperarli tutti e due i video, ve li lascio comunque in descrizione, magari beccate il link qua in alto. Adesso passo la parola un attimo a Emanuele, perché poi alla fine è lui che volete sentire, non me, che ci parlerà come mai ha scelto il Sud America, come si è appassionato a questo Sud America per decidere di andare là in viaggio, ecco. Sud America, parlando di Perù, è stata una passione che mi è nata dai documentari di Alberto Angela, che passavano sabato sera su Rai 1 o Rai 3, adesso non mi ricordo. Comunque li guardavo sempre tutti, e quando parlava del Perù, devo dire che è iniziata a nascere in me una curiosità abbastanza forte. Dopodiché ho visto il film Il diario della motocicletta, e lì ho detto: beh, ci devo andare, perché il film è fatto molto bene, mi è piaciuto molto i paesaggi, la storia e tutto quel contorno sulle persone, sulla civiltà che non ci sono più del Sud America, il Machu Picchu soprattutto mi ha portato a decidere di farmi un viaggio totalmente da solo e senza conoscere nessuno, ma ne valsa la pena. Quindi ti sei proprio lanciato in questa avventura. Allora, aspetta un attimo che voglio un attimo aprire una parentesi, visto che l'hai citato. I diari della motocicletta, un film secondo me di 20 anni fa, dovrebbe essere 2000 o 2001 se non mi sbaglio, che parla del giovane Che Guevara. Ok, voglio lasciare la politica fuori, perché questo qui non è un film politico ma è un film sociale, che consiglio a tutti. Questo giro che fa appunto quello che diventerà il Che Guevara fa vedere tutte le persone, i luoghi, e se lo trovate ancora guardatelo, perché effettivamente è fatto molto bene, ti fa appassionare alle loro vicende personali di queste persone. Tu hai detto che ovviamente l'hai organizzato tutto da solo, ti sei lanciato in questo viaggio peruviano, però anche Cuba, ci vuoi parlare anche di Cuba? E come sì. Mai hai deciso anche di andare a Cuba, ecco? Beh, Cuba è nata molto prima. I viaggi a Cuba li ho iniziati nel 1998, quando era esplosa, diciamo, una sorta di moda. In Italia molti italiani andavano a Cuba, io ero giovane, avevo 26-27 anni più o meno, forse sì, 26 anni, la prima volta che sono andato, e quindi partì e feci questo viaggio la prima volta di 15 giorni e poi ci sono ritornato nel 2002. E dal 2002 in avanti sono praticamente tornato due volte all'anno fino al 2004, e ho potuto visitarla fino, diciamo, quasi al sud dell'isola, perché è un'isola abbastanza lunga, eh? E Cuba è per gli amanti del sole, dei Caraibi, proprio tipica isola dei Caraibi, una bellissima isola, mare, spiaggia e soprattutto la capitale e le città coloniali che la contraddistinguono, oltre anche logicamente alle bellezze locali che sono... Allora, io adesso faccio vedere una serie di foto, una la stai già vedendo, questa spiaggia, questa bella spiaggia qui molto caraibica, una di quelle spiagge dove
Posso dire la mia, io mi ci sveglierei volentierissimo tutte le mattine con un bel PC, mi metterei anche a lavorare lì davanti. Esatto. E quindi il telelavoro mi farebbe molto comodo. Già che questa è la spiaggia di Varadero, una località turistica che si trova a un'ora da Havana, e ci sono stato una volta sola, però è una foto che ho portato con me, ed è proprio il mare dei Caraibi nella sua bellezza più integra. Io continuo con le immagini del mare dei Caraibi, facendo vedere questo baldo giovane che sorregge una palma da cocco. Sì, perché stava cadendo. Stava cadendo, va bene, giustamente sì, quindi è la classica posa di chi deve sorreggere una palma da cocco. Foto vanitosa, molto, molto vanitoso, ero molto vanitoso in quel periodo. E qui invece ero a una ventina di chilometri dalla capitale, dall'Havana, in una località che si chiama Playa dell'Este, a Santa Maria del Mar. Segnatevelo se andate a Havana, perché a Havana non ci sono delle spiagge come questa, dovete sempre uscire fuori dalla città, ma in 20 minuti ci arrivate in località come queste, quindi potete approfittarne. E adesso ti faccio vedere un'altra di te invece in barca. Cosa stavi combinando qua, guarda, questo baldo giovane? Ah, ecco, questa è una barca che praticamente avevamo affittato per andare a Cayo Largo, che è un'isoletta che fa parte di un arcipelago di isolette che si trovano nella parte orientale dell'isola di Cuba, che sono grandi come dei lembi di terra, come potrebbero essere le Maldive. E per arrivarci ci si deve andare prima con un volo aereo a Cayo Largo, e poi, arrivati all'aeroporto di Cayo Largo, prendi una di queste barche e ti portano... questa? Esatto, l'Oasis. Sì, infatti potete vedere che io... Questi non erano amici miei, erano degli italiani, anche loro in vacanza. E io ero appoggiato guardandoli con questa espressione, come dire, sono il capitano e volevo... No, comunque sì, eravamo a Cayo Largo, che è un posto meraviglioso, e come stare alle Maldive, insomma, chi è stato alle Maldive può capire, sono dei Cayos. Io adesso faccio vedere un po' di personaggi locali cubani, e così ti chiedo di descriversi un attimo la popolazione a Cuba. Tipo sì. Questa bellissima immagine qua, non so se eravate sulla spiaggia, sì. Dove? In pratica è la famiglia che mi ospitava in questa casa dove io passavo le mie vacanze. Perché a Cuba è abitudine andare nelle case particolari, così si chiamano, invece che andare negli hotel, perché non ci sono molti hotel a parte la capitale, per cui è pieno di queste case che i cubani mettono a disposizione dei turisti e ti affittano delle camere, delle guest house, insomma, e dove tu puoi convivere con loro o mangiare. E questa era la famiglia, appunto, che mi ha ospitato per anni a casa sua. C'era la nonna, il marito, l'amico del figlio, insomma... Eri diventato uno di famiglia alla fine. Sì, esatto, mi hanno poi accolto come un familiare, mi facevano sentire uno di loro. Questa è la particolarità di Cuba, che tutti trovano. L'appartenenza e questa apertura e sentimenti che poi, a forza di tornarci, ti esprimono e ti fanno anche capire quanto sia bello andare in quest'isola. Io adesso farei vedere delle altre bellezze locali di Cuba, tipo queste. Possiamo vedere queste bellezze locali cubane. Possiamo far vedere o tua moglie si arrabbia adesso? No, tanto non c'è, è di là. È di là? Ok. No, vai tranquillo, questa è una storia che avevo avuto
Vabbè, ma Questa è adesso la non... tipica bellezza mulatta, perché a Cuba ci sono tante mulatte. Io adesso non entrerò nel dettaglio perché... No, però ci trovavamo in una delle piazze più famose dell'Havana Vecchia. Ecco, Visto che l'hai citato qualche altra immagine dell'Havana questa è l'Havana vecchia, Vecchia. così sì. Questa è una foto che ho fatto perché stavo vedendo appunto questi ragazzi che stavano giocando a pallacanestro con un canestro così preso da un cerchione di una bicicletta. Faccio vedere un'altra, non so che palazzo sia, magari. Questo è il municipio della cittadina di Santa Clara, che si trova al centro dell'isola di Cuba. Ed è famosa perché chi ama il Che Guevara sa che Che Guevara in questa cittadina da solo è riuscito a appropriarsi della caserma della polizia locale con i suoi ribelli durante la rivoluzione del 56. Ed è stato anche fatto esplodere un treno che portava armi e di cui i ribelli poi se ne sono impossessati. E io ero andato a vedere il mausoleo del Che Guevara, che appunto si trova a Santa Clara, e sono passato comunque nel paesino che potete vedere una parte. Questo è il municipio, non è grossa, è piccolina, paesino. Visto che hai parlato del centro, abbiamo fatto vedere immagini balneari, adesso faccio vedere qualche immagine dell'entroterra cubano. Sì. Questa è una zona di selva tropicale famosa per i sigari, si chiama Pinar del Rio. Pinar del Rio è una zona abbastanza, diciamo, un altipiano di questo tipo, dove ci sono parecchie fattorie che potete visitare e che producono. Visto che ci sono coltivazioni delle foglie del sigaro, proprio del tabacco, scusate, dove poi fanno i famosi sigari cubani. Potete visitarle, provare i sigari, eventualmente comprare le scatole appena fatte a un prezzo vantaggioso rispetto alla capitale, dove ve le fanno pagare magari il doppio. Faccio vedere per chiudere un attimo su Cuba altre bellezze cubane, quindi aumentano sempre queste bellezze cubane. La E tipica Havanera, sì, adesso la scusate, tipica Havanera. non la state guardando perché avevo un attimo cambiato l'immagine, ecco, la vedete anche voi. E questo adesso, l'ultima cosa, visto che c'è l'embargo a Cuba da tantissimi anni, queste macchine sono all'ordine del giorno lì, praticamente, questi auto da museo, che sarebbero da museo negli Stati Uniti ovunque, lì sono usate Ah, sì. tranquillamente. Questa è l'auto del proprietario del proprietario della casa dove io dormivo e mi ospitava, che è un Chevrolet degli anni 50. Non è una delle più belle che potresti incontrare a Cuba, però diciamo che a parte i problemi meccanici che ogni tanto aveva, una volta è venuto anche a prendermi all'aeroporto e quindi siamo riusciti anche a tornare indietro. Ci abbiamo messo un'ora, penso, perché comunque una macchina che non va più dei 60 km all'ora andava pianissimo, però sono comode perché hanno i sedili posteriori che sono come dei divani, no? E vale la pena salirci su se avete le possibilità. Poi queste macchine non si possono comprare perché sono patrimonio del governo, per cui il cubano che la possiede è quello che la può guidare, ma se la volesse vendere o a un altro cubano o a un turista non può, perché sono proprio patrimonio dell'isola, della nazione. E direi l'ultima cosa, proprio due parole per chiudere su Cuba e poi passare al Perù. Questo personaggio abbastanza noto della storia cubana. Sì, il viejo Santiago, viejo significa vecchio, era l'amico fedele di Ernest Hemingway che lo accompagnava nelle sue battute di pesca, lui stesso un grande pescatore con le mani tutte piene di rughe e questa faccia proprio vissuta e tagliata dal vento, del mare. Tra cui potete
potete visitare anche la casa dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, non è più al mondo, logicamente. Questa foto è stata fatta non so quanti anni fa, però aveva già più di 90 anni. E all'interno di questa casa ci sono le foto, perché è diventato un museo, sia sue che di Ernest Hemingway, che ci ha vissuto prima di lui. Abbiamo parlato un accenno alle tue esperienze di Cuba, magari lasciamo qualche aneddoto per il finale. Parliamo invece della tua esperienza peruviana. Io adesso ti preparo direttamente una foto per parlare del Perù. Ti metto questa e descrivicela un attimo. Questa mi sembra il classico Perù, capito? Quello che uno si immagina del Perù. Questa è la piazza principale della città di Cusco, che si trova a 2500 metri sul livello di mare, in mezzo alle Ande peruviane, ed è una tappa fissa se volete andare a Machu Picchu, la montagna sacra per gli Incas. È una cittadina completamente coloniale e tutto intorno ci sono queste montagne che si possono scalare, dove ci sono paesini, visitare sia anche a cavallo o al dorso di un mulo, ed è molto molto un po', diciamo, come chiamano in Latino America, un pueblo magico, perché c'è un'atmosfera tra artigiani locali, musiche che ti fa ritornare e rivivere il passato dei conquistadores, e vale la pena andarci, ma poi è obbligatorio andarci proprio se volete andare a vedere il Machu Picchu. A Machu Picchu credo che ci siano le file oramai chilometriche veramente di turisti. Io adesso faccio vedere una foto su Machu Picchu che è abbastanza emblematica, cioè tu lì e qui ha avuto l'illuminazione, praticamente l'illuminazione non è stata fatta apposta, sia per l'aria rarefatta sia per il posto in cui mi trovavo. Mi sono inginocchiato perché ci sono le nuvole che sono così basse che davvero puoi toccare il cielo con un dito. È un posto che ti lascia senza parole. Appena arrivi su e vedi tutta la spianata, dici: ma come hanno potuto? Questo lo diceva sempre Alberto Angela e tutti quelli che hanno fatto documentari, come hanno potuto riuscire a vivere su una spianata di una montagna gli Inca e le civiltà precedenti. Guarda, te lo faccio già vedere, lo vedo piccolo nell'angolino. Come hanno fatto a vivere? E questa è la risposta. Questa è necessaria, è necessario berlo, il tè con le foglie di coca che vedete, che in Perù sono legittime, si possono coltivare. Nella coca, le foglie di coca non è una droga, non è droga, quindi attenzione per quelli che pensano. Le foglie di coca sono come le foglie di menta, crescono, le coltivano e ti toglie gli effetti dell'altitudine, perché Cusco a 2500 metri e quando arrivi su, sai, l'aria rarefatta, il clima che si trova, hai degli svarioni abbastanza forti, quindi ti aiuta a avere meno giramenti di testa e poi è come bersi un paio di caffè. Quindi questo tè io lo bevevo spesso metà pomeriggio e mi dava una carica come quella di Dan Peterson, il tè Lipton. No, io ti dico che in Cina mi hanno fatto provare delle cose veramente assurde che molti altri cinesi hanno detto no, ma io non le prendo neanche. Ho detto già che sono qua le provo. Delle bacche di non so cosa, magari un giorno ne parlerò. Faccio vedere delle altre immagini a questo punto di Machu Picchu, ma spiegaci, mentre faccio vedere questa foto con i lama che guardano giù e tu guardi lama, come hai organizzato questo tuo viaggio? Hai detto che l'hai fatto proprio all'avventura. Beh, io sì, ho prenotato solo il volo dall'Italia, su Lima, e, a gennaio, che inizia l'estate,
Sono fermato a Lima una settimana nella zona del centro più antico, storico di Lima, e dopodiché ho iniziato a interessarmi per andare a Machu Picchu, che non è proprio lì dietro, è abbastanza a sud. Poi ho preso un volo diretto per andare a Cusco. Perché è molto più corto il viaggio, ci sono 55 minuti più o meno di aereo per arrivare a Cusco da Lima. Sì, dicevo, come l'hai fatto? Cioè, andavi all'avventura, chiedevi di dormire a casa Ah, dalla gente, gli hotel, quelle. sì. Io ho sempre chiesto perché avevo già una buona padronanza dello spagnolo, per cui andavo a agenzie, chiedevo, la gente è molto disponibile, molto gentile, mi ha sempre aiutato, per cui ecco, non ho prenotato mai niente da qui, ho sempre fatto tutto di testa mia, anche a Cuba. Sì. Insomma, una volta che hai la padronanza della lingua in America Latina, te la puoi gestire da Ma solo. guarda, alla fine anche in Giappone, però la padronanza del giapponese è magari un po' più difficile Vabbè, per un immagino italiano. che. Cosa ti ha lasciato Machu Picchu, ecco? Mi ha lasciato, è una cosa che ci stai 2 o 3 ore o anche mezza giornata e non ti togli, c'è un silenzio proprio voluto, perché è un posto sacro, lo senti, quindi non ti viene voglia neanche di parlare. Solo guardare questo paesaggio, rifletti su quello che è stata la vita di tutte queste persone che hanno vissuto in questa civiltà, e poi se riesci a farti spiegare la storia di come sono riusciti a non farsi scoprire dagli spagnoli, che è stata proprio una botta di Fondoschiena, diciamolo pure. fortuna, ecco, perché era così sul Cocuzzolo della montagna che gli spagnoli ci sono passati proprio da questo fiume che si chiama l'Urubamba in Senza vederla, basso, praticamente. senza notare, senza essere interessati minimamente, perché loro cercavano l'oro, come hanno sempre cercato l'Eldorado. E la cosa poi che ti affascina di più della storia e come è stata scoperta il Machu Picchu. Statunitense Sì. che è riuscito, grazie al figlio di un contadino, che gli disse che sì, sapeva, aveva sentito che c'era una montagna dove c'erano delle pietre, ma non sapeva minimamente cosa fossero. E quindi, cioè, questa è Sì, la, sì, sì, ve la sì, sì. lascio perché è una storia lunga da No, no, raccontare, beh, però. adesso di sicuro ci sono servizi che la potranno approfondire molto meglio di noi. Io, guarda, su Machu Picchu, ti ho detto, è uno di quei posti dove andrei anch'io volentieri da conoscere, ma siamo già a un certo punto della nostra discussione e volevo parlare del cibo e delle persone peruviane, e quindi ti lancio questa foto di questo losco figuro che sta comprando da mangiare o da bere. Sì, mi stavo prendendo del tè o qualcosa di caldo perché la sera fa abbastanza freddo e non mi ricordo bene cos'era, però tutte quelle bottiglie che vedete lì sono differenti tipi di essenze, dall'eucalipto al miele, che potete mescolare con queste bevande calde che preparano la sera, queste signore che se lo mettono a vendere lì nel loro tavolino tranquillamente. E poi c'è il cibo per strada, il food street, che sconsiglierei se non volete prendervi Infezioni delle intestinali, diciamo così. sì. Infatti questa foto l'ho fatta proprio perché adesso con rispetto per i peruviani e rispetto per tutto, però in America Latina è pieno di questi posti dove mangiare con 2 euro, però sinceramente noi con il nostro stomaco, i nostri
Cioè, più che altro un problema di batteri intestinali, che Esatto, eviterei. andiamo a mangiare delle cose a cui non siamo abituati, quindi per forza ci creano degli scompensi. Lo so perfettamente io che in Asia ho fatto sugli anticorpi praticamente. Ecco, questo lo mangeresti? Non so cosa sia, però lo mangeresti? Dimmi tu lo No, mangeresti? te l'ho chiesto prima io, te Avete... l'ho chiesto prima io. Io no, me l'hanno offerto più volte, mi hanno detto che la carne è deliziosa, è tipo quella del tacchino, e li ho ringraziati, ma gli ho detto no, grazie. E il fatto è che sembrano dei ratti. Sì, infatti sembra proprio quello lì, è un tacchino, è un tacco ratto, non lo so, un ratto tacco, qualche cosa del genere. Allora, si chiama il Cusi Il cuci, e lo ok. mangiano da paura. Io non ho avuto il coraggio, mi faceva vomitare, scusate, ma vederlo così mi faceva proprio schifo. Però non è un topo di fogna, sia chiaro. Sì. Sono dei Adesso roditori che però assomigliano con la faccina a questo animale. beh, guarda, comunque ti dico, un pezzettino alla fine avrei ceduto e l'avrei mangiato, perché se ho comunque mangiato in Giappone un uovo cotto nello zolfo, in una pozza putrefatta di zolfo, che dopo sono stato male per 3 giorni, avrei mangiato anche questo. Ma sì, mi sa che tu l'avresti mai assaggiato, tu sei più curioso e Ma infatti, secondo guarda, alla fine il me tu mondo... l'avresti mangiato, almeno una zampetta tu te la saresti Una sgranocchiatina mangiata. gliel'avrei dato. Schifo! No, quello che ti volevo dire era che il mondo comunque lo conosci anche attraverso il cibo che mangiano, e quindi Eh sì, è ma io da questo utile. punto di vista sono molto ancora europeo, anche se... Ci sono andato, ho viaggiato io comunque, certe cose non le mangio, proietto. Io invece arrivo, vedo, è buono, sembra buono, proviamo, poi mi fa schifo e va bene, però le provo un po' tutte. L'ultima persona di cui volevo parlare proprio negli ultimi minuti per rimanere in allegria, questo personaggio che tu mi hai detto è famoso, quindi... Sì, è stato famoso negli anni 90. È un cantante di musica, allora fece un disco di musica Dance. techno dance della più commerciale che si chiamava Gallinero. Era arrivato anche in Italia, ma ti parlo proprio degli anni Fine anni 90, 90. sì, fine anni, Sì, metà mi fine anni ricordo 90. che nelle discoteche lo mettevano. Lui si chiama Ramirez e io l'ho incontrato in un bar di Lima ed era abbastanza alterato, strafatto. Comunque, E vabbè. anch'io ero abbastanza allegro, però è una persona ospitale, non si è tolto gli occhiali per tutto il tempo perché Meglio non forse. vedere le pupille come erano messe. Beh, cambiamo discorso e arriviamo in chiusura, che oramai abbiamo sforato quasi una mezz'ora. Allora, le domande finali, chiudiamo veramente rapidamente con qualche domanda finale che ho da farti. La prima è, guarda, te le faccio in successione e poi rispondi un po' come vuoi. La prima è, adesso tu vorresti, con la tua età e tutto quanto, rifare un viaggio del genere sia su Cuba sia su Perù e via dicendo? Consigli di fare questo tipo di viaggio? Sia con dei tour organizzati, io mi ricordo che all'epoca un mio capo fece appunto un tour organizzato del Perù, oppure non lo so, qualche cos'altro, ecco, qualche aneddoto anche finale se ce lo vuoi raccontare, quindi fai pure. Ma sicuramente sì, consiglierei a chi non è mai stato né a Cuba né in Perù di andarci. E soprattutto a Cuba, perché ancora si può vedere e respirare la Cuba in decadenza, visto che io sono già tanti anni che non ci vado, ma mi hanno detto che sta cambiando molto, si sta modernizzando. E quindi affrettatevi perché una volta che non ci sarà più Raul Castro, Che Cuba diventerà. praticamente non c'è già più, perché No, praticamente. però sai, io sono andato nella Cuba di Fidel, dove Fidel era ancora vivo,
e vegeto ed era forte, quindi ho visto quando toglievano la luce alle 11 di sera perché non c'era illuminazione per risparmiare. Insomma, i palazzi distrutti del Malecón, in decadenza, quel fascino che ti fa tornare indietro agli anni 40, io l'ho visto e ne valsa la pena e ci sono tornato tante volte proprio per quello. Però adesso che sono passati più di 16 anni che non ci torno, ne ho sentito parlare come dei cambiamenti, per cui, però a prescindere da questo, rimane sempre la perla dei Caraibi come isola. È affascinante ed è spettacolare con le sue spiagge. E quindi andateci pure in tutta la tranquillità. E il Perù è più grosso, logicamente è un viaggio più importante, più impegnativo, ma andate per le montagne, non per il mare, ecco perché Sì, di in sicuro Perù. è un viaggio un po' diverso quello del Perù, Ecco, è un viaggio un po' più culturale, entrando nella storia del Sud America, anche, tra virgolette, della pandemia che portò l'impero spagnolo nel Sud America, fece devastazioni, che visto che siamo in un periodo anche questo di pandemia. Giusto ricordare che anche solo lo spostamento di certi popoli da una parte all'altra del mondo hanno provocato discrete devastazioni. Io in Perù ci voglio andare perché le Ande mi affascinano, cioè proprio queste le montagne, capito? Le zone montuose delle Ande mi affascinano, quindi io, Emma, te lo dico, ti ringrazio. Guarda, se hai proprio qualche aneddoto finale da raccontarci, qualche cosa divertente dei tuoi viaggi, falla. Io intanto ti ringrazio perché comunque mi hai trasportato in questo pezzo della tua vita che fa sempre tanta esperienza per chi non ha potuto vivere quello che hai vissuto tu, ecco. andate dove vi porta il cuore, che è l'unica cosa alla fine che conta, e organizzatevi come volete, andate in agenzie viaggi, informatevi soprattutto perché è meglio informarsi per non avere brutte esperienze, secondo me, nei viaggi. Io spesso ho fatto il turista fai da te, come non si dovrebbe fare, Beh, e si rischia però un po', si tende a rischiare un po' col turista fai da sì, te. però ecco, vi posso solo dire una cosa: andate comunque in un continente diverso dal nostro, quindi informarsi bene, ma per il resto vale la pena e approfittatene perché sono luoghi da rivedere più di una volta. Guarda, quando si potrà ritornare a viaggiare abbastanza Sì. liberamente. Quando a ritornare, eventualmente speriamo più presto, tutti viaggeremo di nuovo con gusto, perché noi italiani alla fine siamo dei viaggiatori. Sì, almeno io ho amici o persone che dicono quando io viaggio sono felice perché vedo cose e posti diversi dai miei e imparo. Questo secondo me è come si dovrebbe. Come mi piace affrontare, diciamo, i viaggi, nella conoscenza delle persone, di quel luogo e via dicendo. Io, Emma, continuo a ringraziarti ancora. Ci sentiremo a questo punto in un'altra Grazie puntata, eventualmente. Grazie ancora. Grazie a tutti quelli che sono arrivati fino qua. Mettete like, iscrivetevi, fate i complimenti a Emma, quello che volete. Fategli anche le domande nei commenti. E noi, ci rivediamo alla prossima a questo punto. Ciao!